Sicuramente ci sono alcuni impianti principali per il comune di Oristano che sono il campo Occoni, la piscina, quello di Torangius, ma anche il campo Tarlos. Su questi qui ovviamente ci si sta subito approfondendo, si sta approfondendo la tematica e si cerca di vedere quali sono i problemi, le risorse disponibili e di andare in tal caso a finanziare o del restauro, dei rifacimenti, oppure anche andare a migliorare e ampliare le potenzialità di queste strutture. Andiamo con ordine, Campo Tarlos. A Campo Tarlos, la struttura ha avuto delle migliorie della società che ce l'ha in gestione, ma il comune pensa in futuro, ma probabilmente a fine campionato, perché ormai parte il campionato, di rifare il manto, ma in erba sintetica, non con il manto erboso, in maniera tale da poter risparmiare un sacco di soldi anche nella gestione. Si parla addirittura di una cifra importante, per il rifacimento complessivo, che stiamo parlando di 800.000 euro che il comune mette in campo proprio per cercare di dare una risorsa in più per Oristano, anche perché i campi veramente utilizzabili sono pochi. Campo Tarlos, Sarodia, e qui faccio un appunto, l'assessore Franceschi in maniera brillante ha trovato un accordo con la provincia per il campo che insiste a Nuraginiedu nella scuola alberghiera. Quindi anche se è un campo di competenza provinciale, potrà essere utilizzato dalle società calcistiche oristanesi. Campo Occoni, ci sono già dei lavori in corso. Sì, allora, a Campo Occoni ci sono dei lavori per rifare completamente la pista che uscirà, sta finendo, sta andando a completamento, la pista uscirà molto bella. Il problema non è solo la pista, perché ci sono anche altre attività, tra cui salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto, pistino, eccetera. Quindi si parla di altri 50-60 mila euro di futuri lavori, più anche il rifacimento della parte esterna, ringhiere, eccetera. Comunque i lavori stanno andando avanti. Piscina comunale. Piscina, qua do una buonissima notizia perché non lo do al 100%, però insomma c'è un forte impegno per aprire la piscina entro ottobre, data in gestione in affidamento a un gestore privato, e quindi ridare questo servizio ad Oristano che manca da tempo, è importantissimo. Infine, Torangius. Torangius è uno spazio bellissimo, purtroppo abbandonato nel tempo, ci sono stati degli atti vandalici che andrebbero un attimino calmierati, però insomma c'è la palestra non agibile per altre cose, ci sono gli arcieri della Quercia che si allenano lì insieme anche a una società di ballo e una di tennis da tavolo fino al 2024. Poi del resto dalla parte esterna c'è solo il campetto da calcetto che si può utilizzare rifacendo le reti, però ci sono due tipi di finanziamento, uno da 900.000 euro per altri sport che il Comune intende utilizzare entro marzo 2026 perché è la data obbligatoria, e altri 600.000 euro per rifare i campi, diciamo l'esistente, riqualificare l'esistente. Su tutte queste tematiche ma anche altro, noi ci stiamo impegnando come Commissione, siamo l'assessorato allo sport e quindi penso che riusciremo con grande lavoro a dare di nuovo questi servizi ad Oristano.